il castello di Capua è tra le più affascinanti esperienze d'arte, storia, forza e meraviglia custodite in Molise. L'originario nucleo fortificato aveva l'aspetto di un bastione arroccato sulla valle sottostante. Con Riccardo di Pietravalle, detto Gamba Tesa, si realizza un primo ampliamento architettonico della fortezza, realizzato al fine di irrobustire la struttura difensiva. Accanto al mastio sono state così aggiunte due torri quadrangolari esterne, costruite sulla pendenza rocciosa rivolta verso la vallata del Tappino. Tra la fine del XV e la metà del XVI secolo, la famiglia De Capua abbatte molte delle severe architetture militari medievali, per conferire al castello l'aspetto di dimora signorile rinascimentale. Artefice della trasformazione cinquecentesca del maniero è Vincenzo De Capua, che nel 1550 commissionò al pittore salentino Donato De Cumbertino il ciclo pittorico di stampo manierista. Attraverso gli affreschi conosciamo Donato Pintore. Nelle iscrizioni è possibile ricavare la sua provenienza, Copertino, centro in provincia di Lecce. I temi e i motivi raffigurati, ispirati alla produzione artistica di Napoli e Roma di metà Cinquecento, riconducono l'artista alla scuola di Giorgio Vasari. Il ciclo pittorico, ricco di significati ispirati alla mitologia, all'arte antica e ai temi cristiani, celebra la famiglia De Capua e le virtù morali, civili e militari che la casata riteneva di incarnare e quindi comunicare ai suoi ospiti. Dall'esterno è possibile riconoscere le modifiche strutturate avvenute nel corso dei secoli. Al pian terreno sono gli ambienti un tempo adibiti a magazzini, scuderia, carcere e cisterna. Il piano nobile è costituito da un ampio atrio d'ingresso quadripartito, da cui si accede alle sale di rappresentanza completamente affrescate. Il secondo piano, destinato ad abitazione, doveva essere anch'esso affrescato come ricordano i residui di intonaci pigmentati. L'ultimo livello, dal quale si accede alla terrazza, ospitava gli ambienti della servitù e conserva la loggetta a tre fornici che si affaccia sulla piazza. Come un tempo fecero dame, nobili e diplomatici, entriamo alla corte di Vincenzo De Capua, duca di Termoli, per scoprire l'integrità del suo buon governo e le virtù della sua casata, la famiglia De Capua.